Gentili telespettatori, ben trovati, ci troviamo qui nell'Istituto Comprensivo Gino Rossivairo di Agropoli per la terza annualità di Scuola Viva. Sono con i ragazzi del corso di cinema dal titolo Vivo e racconto. Li vedete? Qualcuno saluta già da questo lato e poi ci sono tutti gli altri. Allora, quest'anno il nostro scopo sarà quello di realizzare degli spot televisivi da 30 secondi, giusto? Sì, e abbiamo formato dei gruppi di lavoro. Sono in totale, dov'è la mia assistente? Vediamo. 6. La mia assistente si chiama? Luisa. Luisa, saluti i nostri telespettatori. Ciao. Allora, Luisa, quanti gruppi sono? Diamo subito i nomi dei gruppi. Allora, il gruppo 1 è Blossoms. Blossoms. Gruppo 2, Critical Gang. Bene. Gruppo 3, Southside. Southside. Bene. Gruppo 4, The Blood Gang. Gruppo 5, The Black Ghost. Ottimo. E gruppo 6, The Best. Bene, allora, sono 6 gruppi, pensate, ognuno di loro tratterà un tema. E proprio qui a fianco a me ci sono i ragazzi, sentiamo un po' chi sono. I Blossoms. Allora, i Blossoms. Camelia, che insomma è il capogruppo, ecco, no? Ecco, sì. Chi l'ha deciso? Ci spiega. Vabbè. Dai, lei è quella che ha scritto. L'ho deciso io. Ah, io ho scritto due temi. Sì, ma abbiamo scelto il mio. Allora, raccontiamo subito prima il tema. Il tema è la legalità e la corruzione. Allora, il nostro spot racconta di un uomo di alta società che si reca in un supermercato per fare i suoi acquisti, vabbè, e incontra un uomo di colore, immigrato, che mentre guarda i prezzi dei prodotti per vedere quello che può comprare e permettersi. E allora questo uomo, grande uomo, dice che è inutile guardare i prezzi perché tanto lui non può permettersi niente. E altre cose di questo genere che portano l'uomo di colore a reagire. Fino a quando questo fatto non arriva in tribunale. E l'uomo, grande uomo, per vincere la causa corrompe il giudice e tutti i suoi avvocati. E quindi l'uomo di colore viene rinchiuso per tentata violenza, perché aveva tentato di... vabbè. E allora si viene a sapere che nello stesso giorno in quel supermercato c'era stato un furto. Quindi vanno a controllare le telecamere di sorveglianza e vedono che... e si trovano davanti la scena dei due uomini dell'accaduto. E ascoltando l'audio vedono come è partita la storia, che è iniziato quell'uomo. E quindi viene denunciata la cosa e l'uomo corrotto insieme al giudice e i suoi avvocati vengono arrestati, rilasciando l'uomo di colore. Bene, allora questa era la storia, ricordiamo il nome del gruppo, Luisa. I Blossoms, adesso l'hanno naturalmente... come? No. Adesso l'hanno naturalmente spiegata in breve, dopodiché la realizzeranno sia a livello tecnico che diciamo artistico. Quindi voi telespettatori di Cilento Channel dovrete votare il miglior spot tra tutti questi 6, giusto? Sono 6. Quindi seguiteci, continuate a seguirci per capire anche le storie degli altri gruppi e poi man mano, insomma, scopriremo il talento dei nostri ragazzi. Bene, eccoci di nuovo tutti insieme, siamo al gruppo numero 6. Ovvero The Best. Gireranno una storia che, o meglio, uno spot che parla di violenza sulle donne. Quindi stiamo attenti e ascoltiamo qual è il loro soggetto, vero Luisa? Sì. Bene. Allora, come prima parte ci sta una scena dove una ragazza viene picchiata dal proprio ragazzo e viene interpretato da un flashback dove lei si ricorda che questo ragazzo la violenta. Così questa ragazza si confida con una sua amica.
E dopo anche un'altra si vede la scena di un'altra ragazza che fa le stesse cose, quindi si ricorda di quando lei veniva picchiata ma non ne parlava con nessuno, e poi pensa, diciamo, a quel giorno in cui lei ne ha parlato e quindi ha risolto il suo problema. Continua. E continuo io. Vabbè. E poi alla fine un'altra ragazza spiega nel dubbio di parlarne, e alla fine tutte quante ci facciamo le mani con la pittura rossa, le mettiamo avanti tipo così e tipo, diciamo, urliamo stop alla violenza. Credo. No, stop, soltanto più bello, più bello. Fatevi un applauso. Luisa, qual era questo gruppo? Il gruppo 6, the best. Ok, diamo appuntamento a un prossimo gruppo per i prossimi spot. Chi presentiamo adesso? Il gruppo 4, The Blood Gang, che trattano il tema della violenza sugli animali. Conosciamole tutte quante insieme? Mi chiamo Francesca. Sofia. Federica. Grandi. Allora, chi racconta lo spot? Io. Allora, all'inizio dello spot si vede un uomo che maltratta il suo cane e lo bastona. Poi lo mette in un vecchio scatolo e lo lascia per strada. Allora, dopo un po', viene una ragazza che lo trova e lo porta a casa, solo che non lo dice ai suoi genitori, perché sa che i genitori non vogliono cani. E allora, però, mentre lei è a scuola, la madre, mentre fa le pulizie, trova questo cane e all'inizio, in un primo momento, si arrabbia, però poi ci pensa e vuole aspettare di parlare con la figlia. La figlia però sta a scuola e sta parlando con delle sue amiche di questo cane. E allora decidono di andare a casa sua per vederlo. Mentre tornano, appena sono sulla porta, vedono la madre con il cane in braccio e la bambina e la ragazza si preoccupa. Poi parlano con la madre e poi lo portano dal veterinario. Poi, sapendo che sta bene, accertandosi che sta bene, vanno alla protezione civile per denunciare questo fatto. Però non riescono a trovare il colpevole, quindi se lo tengono. Finito. Sì. Bene, loro pure sono stati bravi, è vero Luisa? Sì, molto bravi. E allora noi vi facciamo un in bocca al lupo, giriamo un attimo lo schermo perché ci dobbiamo vedere, eccole qui. Noi vi facciamo un in bocca al lupo, seguite anche questo spot durante la lavorazione, poi il voto vostro, di voi telespettatori di Cilento Channel, sarà fondamentale per capire chi di loro, insomma, vincerà questo fantastico premio, che ancora non svelerò perché è prematuro, però vi posso assicurare che sarà un bel premio. Grazie e a dopo. Ciao. Ciao. Allora, volge al termine, Salvatore, anche questa giornata, secondo giorno di corso qui all'Istituto Comprensivo Gino Rossivairo. Loro sono tutti i ragazzi del corso di cinema. Abbiamo raggiunto un buon risultato oggi. Quanti spot siamo riusciti a scrivere? Due. Allora, vediamo per quanto riguarda invece i temi che abbiamo trattato. Salvatore, quali sono stati? Allora, oggi la droga, l'abbandono sugli animali. Netflix. Gli altri, vabbè, la violenza sulle donne, la legalità. Bene, poi, bravo. E altro? E poi man mano che continueranno i giorni di corso, i nostri telespettatori saranno sempre più aggiornati.